Buonasera a tutti, allora cominciamo anche se forse c'è qualcuno che arriverà in ritardo. Allora, chi è che conosce più o meno la modalità con cui tengo io le mie conferenze? Non sono quasi mai delle conferenze né solo di natura teorica e né soltanto dove c'è un Martino Nicoletti che parla e un uditorio che invece ascolta in maniera più o meno annoiata o interessata. Quindi la modalità invece è molto, molto fatta sul contatto e sul fatto che mi interessa che voi siate in primo luogo quelli che sono i veri protagonisti di una conferenza, se no di conferenze ce ne sono milioni e ci sono persone che sicuramente hanno capacità molto migliori delle mie di esporre materie così, così complesse come quella del Tantra. Allora, a voi cosa vi è interessato? Leggendo un titolo così altisonante, La via del Tantra, trasformare demoni in angeli, veleno in nettare e quant'altro. Perché siete venuti? Cosa vi interessava? Cosa vi incuriosisce? Cosa sapete su questo argomento? Cosa vi torna e cosa non vi torna su un tema così in gran parte alla moda e al tempo stesso pieno di fraintendimenti come appunto il Tantra? Non mi fate fare la cosa classica, eh? Allora, sigla. Sì, tu chi sei? Io sono Rosa, ok. Allora, per me il Tantra è, adesso dico un parolone, la sublimazione del mondo. Perfetto. Va bene. Ma mi prendo nota di quello che dicevi, mi interessa la parola sublimazione che è fondamentale tra l'altro in questa... Altri? A me servono informazioni, ho preso degli appunti ma non lo so mica quello che devo dire, quindi mi serve assolutamente sapere a voi cosa interessa e magari venire incontro appunto a quello che più vi sentite da vicino. Veleno, io segno, in maniera coscienziosa hai detto, ottimo. Quindi punti di contatto e anche come entrare in contatto con l'energia, quindi sì, interessa, va bene, wow, un sacco di roba, quindi siamo già proprio fuori strada rispetto a tutto quello che volevo dire, benissimo, per questo rende le cose interessanti, scusa, sì? Martino, invece a me interessa la tua esperienza diretta con il Tantra, come è iniziata, Perfetto, allora cerchiamo di inanellare tutte queste cose e mi rendo conto che effettivamente gli interessi sono vari e molteplici e quindi cercheremo un po' di rispondere, mi auguro, a almeno la maggior parte di voi. Allora, perché Tantra? Perché Martino, che si occupa ogni tanto di sciamani e più o meno lo si sente sempre parlare di questi sciamani o di cose che riguardano il Tibet, eccetera, poi di colpo si mette a parlare di Tantra? In tutti questi percorsi, e poi se volete vi parlerò anche un po' della mia esperienza personale, ovviamente l'elemento dell'energia e accanto a questo l'elemento, se volete, dell'ombra dell'energia, e qui ritorniamo a quello che voi dicevate rispetto ai demoni, c'è stato ovunque, come un piccolo filo rosso che sta dentro le cose. Ma penso che sia importante, interessante parlare di Tantra e avere anche il coraggio appunto di sfrondare, perché è un argomento talmente delicato, profondo e difficile da penetrare, comunque secondo me è forse uno degli approcci più attuali che possiamo vivere, soprattutto in relazione all'epoca che stiamo vivendo attualmente, che è un'epoca dove ce ne rendiamo conto giorno dopo giorno, le cose cominciano a perdere i loro contorni, cioè tutto comincia bene o male a sfocarsi, cerchiamo di prendere le cose, le persone non le riconosciamo più, ma penso è un'esperienza, tutti me lo dicono e tutti voi stessi penso lo potete dire, da un giorno all'altro non riconosco più le persone, oppure da un giorno all'altro mi sembra che tutto sta andando più veloce, oppure da un giorno all'altro vediamo che appunto, come dicevo, le cose stanno perdendo i loro contorni, si sfoca tutto e sembra che tutto stia diventando una sorta di grande flusso in accelerazione, in enorme dinamicità. Quindi ci stiamo spostando da un piano fatto di persone e di cose a un piano dove sempre di più abbiamo a che fare con la dimensione dell'energia. Quindi per questo secondo me il Tantra è attuale adesso più che mai, nonostante
tutte le tradizioni che hanno praticato, sia nell'induismo che nel buddismo, il tantra, hanno messo bene in evidenza che paradossalmente, anche se questa è l'epoca dove il tantra dovrebbe essere praticato il più possibile, proprio perché l'energia la mangiamo e la maciniamo in continuazione, è anche l'epoca dove però è più facile avere dei fraintendimenti, proprio perché l'energia esiste, ma quello che non esiste più è la capacità nostra e la purezza interiore di percepire l'energia allo stato puro. Quindi bisogna stare attenti, perché uno pensa di prendere il tantra, invece sta prendendo semplicemente degli sci e va alla deriva, ma non sta assolutamente andando verso quello che normalmente il cammino tantrico indica. Allora, non vi faccio un resoconto storico, non avrei manco le capacità, semplicemente quando si dice di tantra si parla di un approccio filosofico e non solo, estremamente pratico, quindi una dottrina a carattere essenzialmente iniziatico che si è sviluppata sia all'interno dell'induismo sia all'interno del buddismo, soprattutto il buddismo, diciamo, i cammini diretti che trovate in Tibet, quindi nel Vajrayana, che trovate nel buddismo Chan cinese, in gran parte anche in alcune correnti del buddismo giapponese. L'evoluzione del tantra è amplissima, i primi testi che riguardano il tantra sono dei primi secoli dell'epoca volgare, quindi parliamo più o meno di 2000 anni fa, soprattutto nella zona dell'India meridionale, perché quella è stata una delle culle, diciamo, del tantra, per poi avere una grandissima impennata nel nord dell'India, soprattutto nel Kashmir, a partire grosso modo dall'VIII secolo d.C., dove abbiamo avuto una fioritura enorme di insegnamenti tantrici, abbiamo avuto gli insegnamenti di queste figure semileggendarie che sono i Siddha, che erano quindi questi, chiamiamoli mistici, Siddha significa i perfetti, che tenendo un piede tra, diciamo, quello che all'epoca poteva essere l'induismo e soprattutto lo Shiva di quell'epoca, l'altra parte il buddismo di quell'epoca, hanno elaborato delle dottrine che, guarda caso, troviamo, anche se talvolta con dei punti di riferimento differenti, però parallele sia nell'induismo sia nel buddismo, cose che poi sono tramandate grosso modo fino ai giorni nostri. Che c'ha di differente il tantra rispetto agli altri cammini? Allora, rispetto a un cammino tradizionale, prendete dal cristianesimo alle religioni indigene, alle religioni dell'India antica, i Veda, eccetera, si dice sempre così: ti vuoi liberare? Ho detto più vocalmente, vuoi andare in paradiso? Allora, segui le regole dell'etica, fai il bravo, sposati, abbi figli, non rompere le scatole al prossimo, ta 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 ta, ta, così che tu otterrai i benefici, eccetera, eccetera. Il cammino tantrico si rende conto che questa strada certo può funzionare ed è ovviamente una buona strada, non è quello il problema. Il problema è che facendo questi passetti uno dietro l'altro, piano piano, il cammino si fa, ma la strada è molto lunga. Quindi il tantra si rende conto prima di tutto che la vita è breve e che le emergenze nella nostra vita spirituale talvolta richiedono delle risposte che non possono essere quelle semplicemente di dire fai il buono e poi quando sei morto avrai il giudizio e vedrai che verrai ripagato del bene che hai fatto. Non basta. Quindi il tantra dice: per andare più rapidi, che dobbiamo fare? Per andare più rapidi dobbiamo avere il coraggio di capovolgere le cose. Quindi invece di accontentarci di essere bravi, di seguire le regole etiche, la legge religiosa, di avere famiglia, di non tradire la moglie, cose di questo genere, dice tutto questo sono delle panzane, perché tutto questo è una sorta di paravento. A noi ci interessa non la strada, a noi ci interessa ciò che sta dietro direttamente. Cos'è che sta dietro direttamente a tutto questo? La sorgente di tutte le cose. Che nel tantrismo la sorgente di tutte le cose, parlandovi col gergo, diciamo, induista, abbiamo questi due grandi principi. Mi seguite? È difficile così? Io vado, così almeno poi parliamo delle cose più in concreto, però vi faccio un piccolo quadro. Dal punto di vista, diciamo, ad esempio del tantra induismo, quindi induista, quindi legato soprattutto alla figura di Shiva, abbiamo Shiva, entità suprema che rappresenta la consapevolezza primordiale o la consapevolezza assoluta, che però è permanentemente accompagnata dalla propria Shakti, cioè dalla sua energia. Non esiste consapevolezza
se non esiste energia, e non esiste un'energia se non c'è una consapevolezza. Sapete quando le persone vi dicono: ma tu credi in Dio? E questo: no, io credo in una sorta che c'è una certa energia. Ok, va bene, ma è energia di che senso? Perché non pensate che l'energia dell'assoluto è come la trifase, cioè un'energia elettrica a n esponenziale, per cui il divino è semplicemente una scarica elettrica. Non è una scarica elettrica, il divino è prima di tutto consapevolezza, cioè il divino è consapevole, non è un oggetto, mentre l'elettricità, come vi sapete, in genere passa per un filo, ma non si sta rendendo conto che sta passando per un filo elettrico. Quindi quando si parla di consapevolezza e energia, è importante rendersi conto come questa energia, che normalmente in sanscrito è la Shakti, è sempre accompagnata a un elemento divino, che è quello della consapevolezza. Poi, a seconda delle scuole e di come si sono sviluppati i tantra, voi potete avere appunto un principio Shiva importante, ma potete avere, come ad esempio nella scuola Shakta, l'elemento energia, che è l'elemento femminile dell'universo, è talmente valorizzato e potenziato rispetto al principio maschile, che se voi guardate questa immagine avete la diade, cioè la consapevolezza primordiale che è rappresentata da Shiva, avete ovviamente la Shakti, che in questo caso è Kali, che però domina totalmente il principio maschile. Allora, qui Shiva è addirittura addormentato, o meglio, in una postura tipica quella del cadavere, e il colore di Shiva in questo caso enfatizza ancora di più il suo statuto di cadavere. E questo semplicemente sta a significare in maniera molto evidente che in realtà la stessa consapevolezza è nulla, non può far niente se non ha l'energia. Quindi la consapevolezza, per poter creare l'universo, non potrebbe far niente se non si può servire di questa sua energia, che essenzialmente è un'energia femminile, che comunque i due elementi non sono mai scissi l'uno dall'altro. Questa premessa qua ve l'ho fatta per quale motivo? L'ho fatta semplicemente perché appunto quando si parla di cammino tantrico, uno pensa che cammino tantrico significa dunque la congiunzione a due vasi, quindi un congiungimento sacro di un essere maschile con un essere femminile, quindi un uomo con una donna che secondo determinati accorgimenti, una determinata preparazione psicofisica, meditativa e quant'altro, riescono in un qualche modo, soprattutto l'uomo, a attingere direttamente alla Shakti attraverso, diciamo, il canale della donna. Questo è vero, questa è tutta una parte del tantrismo, così come si è sviluppato appunto sia nell'induismo che nel buddismo, ma quello che interessa a noi, ed è questo l'elemento importante, perché alcuni di voi appunto prima lo stavano dicendo, non c'è bisogno di fare un coito mistico per entrare in contatto con Kundalini, non c'è bisogno appunto di avere una paredra umana o una dakini per forza per sentirsi in contatto con l'energia, attraverso questa energia attingere alla dimensione suprema dell'esistenza. Come diciate alcuni di voi, l'energia è ovunque. Il problema è com'è che noi riusciamo a entrare in contatto con l'energia? Anche perché il nostro approccio spesso e volentieri è piuttosto, sullo stile che dicevamo prima, cioè prega, stai contento, in silenzio, vedrai che verranno le cose un domani. Il problema è il nostro rapporto con l'energia, è un rapporto tale che, sì, noi vorremmo l'energia, però vorremmo quella che pare a noi. La vogliamo come ci piace a noi, facciamo una cernita, c'è l'energia positiva e quella negativa, c'è quella che ci fa paura, c'è quella che invece ci dà l'estasi. Ma non è così. Perché su un piano assoluto l'energia è semplicemente energia. Ed è per questo che il cammino tantrico, in maniera molto molto evidente, insegna di andare al di là di quella che è la visione dualistica delle cose. No? C'è una citazione di Abhinavagupta nel Tantra Loka che dice: qui non c'è purità né impurità. Il rapporto con l'energia non può avere a che fare con concetti relativi come quello di purezza o di non purezza. E questo vi fa capire che immediatamente, se entriamo in questa dimensione, parlare di dei o di demoni diventa relativo, parlare di ciò che ci fa male o ciò che ci fa bene diventa relativo, perché non è importante, non esiste un'energia positiva o negativa, quello che cambia è unicamente il rapporto che noi riusciamo a instaurare con questa dimensione. Il tantrismo veniva chiamato essenzialmente all'inizio la via dei vira. Vira vuol dire l'eroe. Noi abbiamo rimasto il latino virile, non è il maschio perché è il macio,
è l'uomo che ha dei connotati spirituali particolarmente elevati e che soprattutto nella radice sanscrita di Vira c'è l'idea di qualcuno che appunto è un eroe, quindi osa. Quindi il cammino tantrico è alla base il cammino di qualcuno che osa. In che maniera osa? E qual è il primo passo per riuscire ad osare? Quello di essere totalmente distaccati da quello che è la finalità stessa. L'eroe è la persona che, voi conoscete la Bhagavad Gita probabilmente, voi sapete che il Dio Krishna quando c'è Arjuna che sta lì sul cocchio, vede i parentesi, porca miseria, cioè o mi fottono loro o taglio la testa a mio cugino, mio zio, ma come faccio? Mi tremano le gambe, come faccio a entrare in battaglia? E Krishna lì gli dà la vera, gli dice tutto quello che c'è da dire a un uomo per appunto incamminarsi verso un autentico sentiero spirituale. Gli dice distaccati dal risultato, cioè non aver paura e non attenderti niente. Se noi riusciamo ad avere un'attitudine rispetto a qualsiasi esperienza della vita, che è quella di non aver paura e di non aspettarsi niente, voi entrate in contatto immediatamente con l'energia. Chiarisce un po' il quadro? Volete farmi delle domande e poi vi racconto anche altre cose? Questo ho ridotto all'osso, nel senso poi c'è sempre la solita cosa di dire, ma detto così, uno sì può avere delle esperienze, ma poi che ci fa con l'esperienza? Ti può capitare una volta, chi non ha avuto a volte un'esperienza che mentre stava facendo l'amore, giusto un secondo prima dell'orgasmo, boom, non ha sentito più niente, ho capito, quella è un'esperienza, ma poi come fai a coltivarla? Tanto per cominciare, che volete coltivare se non ci avete manco la scintilla prima? Quindi intanto ringraziate il cielo se arriva un'esperienza di questo genere che già vi fa, come dire, far capire dov'è che stavamo prima e dov'è che potremmo stare nel resto dei nostri giorni, cioè in una dimensione di così ampia apertura. Poi è chiaro, nel momento in cui si ha un'esperienza, e poi parliamo qual è l'esperienza, perché non è che bisogna essere come San Paolo che appare ovviamente Saulo, Saulo, perché mi perseguiti, una tale luce, lui si ritrova per terra e per di più convertito e quasi già battezzato, non c'è bisogno di arrivare così tanto in là. Quello che è interessante è avere questa prima esperienza che ci dà la possibilità di percepire che qualcosa dentro di noi non funziona secondo le regole di questo mondo. Dopodiché spetterà a voi, se volete, incamminarvi in un sentiero più o meno già costituito in una tradizione autentica dove questi insegnamenti vengono praticati e lì eventualmente continuare. Ma senza l'esperienza, soprattutto col tantra, non si va da nessuna parte perché è un cammino esperienziale. Come tutti i cammini in Asia, poco importa se è il taoismo, poco importa se è il tantrismo induista o il buddismo vajrayana. L'esperienza è quella cosa che crea la differenza. Tutto il resto è concettualizzazione. Dove c'è concettualizzazione, analisi mentale, è lì che entrano i demoni. Quindi... Come si attinge all'energia? Allora, in realtà, adesso vi leggo qualcosa di questo testo fantastico che è il Vijnana Bhairav, che è un testo tantrico, soprattutto sviluppato nella scuola Trika, quindi Kashmira, del grosso modo del IX secolo, che spiega più o meno, se non sbaglio, 112 modi per giustamente entrare in contatto con la dimensione di Bhairav, cioè Shiva ma nell'aspetto irato. Shiva nell'aspetto irato significa semplicemente appunto la dimensione assoluto nel suo aspetto dinamico. Ed è spaventoso perché sono come dei piccoli aforismi, allora vedrete, sono tre righe, ti dicono due cose, poi se capisci, capisci, se non capisci, cioè vai dall'altra parte e continua appunto a fare le altre cose, ok? Da una parte sembra che sia iper difficile, però d'altra parte, e il bello è questo, ti fa capire che ogni esperienza può essere utilizzata come una porta. Ogni esperienza vissuta con consapevolezza può essere utilizzata come una porta. E soprattutto, e questo è il nostro errore occidentale, non perché noi siamo una splendida civiltà, ma che si è purtroppo rincoglionita strada facendo, quindi avremmo dei numeri enormi, ma purtroppo siamo diventati che
ci siamo ridotti, civiltà che hanno migliaia di anni di saperi sapienziali, pensare che mettendoci una tica rossa in mezzo alla fronte siamo migliori di tutti i nostri antenati che invece hanno pedalato forte per far qualcosa di serio anche in questo mondo per più di 2000 anni. Quindi ma siamo ridotti così e ovviamente l'esterofilia vale a tutti i livelli e vale anche in ambito religioso, per cui si pensa sempre che basta un lama tibetano che è abbigliato nelle robe che colore è? Amaranto, come si dice? Che già lui ha più sapienza ovviamente dell'ultimo sacerdote di campagna che invece con un segno della croce riesce ancora a mandar via legioni di demoni, ma questo fa parte appunto della nostra bella civiltà chiamata Kali Yuga. Una cosa importante, poi mi fermo, le esperienze passano quasi sempre per il corpo. Questo è un altro, per questo ho fatto la piccola cosa sulla civiltà occidentale. Noi stiamo sempre più mentalizzando, sempre più concettualizzando e tutto ciò che funziona è quello che viene passato attraverso la trafila del nostro mentale. In realtà non è così, perché se voi volete praticare il tantra dice che il corpo, il nostro corpo è il più perfetto dei mandala e in questo momento la nostra consapevolezza ha un mandala, si sta esprimendo attraverso un mandala che è il nostro corpo, ma siamo noi talmente offuscati da non riconoscere il corpo come uno strumento di liberazione e allo stesso tempo è lo strumento attraverso cui stiamo esprimendo esattamente in questo momento la nostra dimensione ultima. Poi è un po' limitata perché ce lo vediamo così, ma ben altro potremmo tirar fuori da questo corpo. Ultima cosa che ho dimenticato, poi lascio a voi e facciamo qualcosa di pratico, ma non vi aspettate niente, è semplicemente delle piccole cose che possono indicare una direzione. Io non sono un maestro, sono l'ultimo degli imbecilli, quindi non sono certo io la persona che vi può aiutare. Spero semplicemente di mettervi dei dubbi e di mettervi dei problemi. Questo mi piacerebbe molto di più. Poi le soluzioni ognuno saprà come trovarsele e da chi trovarsele. La energia divina, la cosiddetta Shakti, ha un doppio potere. Immaginate ad esempio, se non sbaglio la scuola Spanda dice, Spanda significa vibrazione, dice che tutto l'universo non è altro che una vibrazione dell'energia primordiale. Però man mano che si espande, state attenti, questa energia divina, man mano che si allontana da questo ipotetico punto centrale da cui ha cominciato a espandersi, si auto-offusca, cioè è come se decidesse, ma non possiamo, adesso vi sto proprio tagliando corto, è blasfemo quello che sto per dire, però è come se decidesse di auto-annebbiarsi, per cui man mano che si espande, il processo c'è che questa energia non si riconosce più come energia divina, pian piano si solidifica, nasce una visione dualistica, e noi stessi, invece di riconoscerci come una scintilla divina, cominciamo a pensare che la scintilla divina è separata da noi, che questo nostro corpo di materia, eccetera, eccetera. Quindi la Shakti, da una parte, è la strada che ci riporta alla sorgente infinita delle cose, però è anche la strada che, come Maya, ha il potere di offuscare, di illudere. Ma il principio è sempre lo stesso, se voi dall'induismo, quindi dalla scuola appunto dove qui è particolarmente evidente lo Spanda, il testo dello Spanda Karika, passate ad esempio al buddismo, io conosco questa, parlate della tradizione Bompo tibetana, la tradizione Bompo tibetana vi dice che all'origine dell'universo esisteva ovviamente una pura consapevolezza, poi sono nati dei suoni, immaginate un universo comincia a vibrare di suono, no? Delle luci e delle forme, che sono all'inizio talmente impalpabili, sono consapevolezza pura, poi pian piano cominciano a addensarsi e questa luce primordiale comincia a condensarsi in cose, ma vi dicono i Bompo, l'universo che voi state percependo non è altro che luce solidificata. Quindi se noi riusciamo a entrare in una percezione dove piano piano quello che noi crediamo essere un computer in realtà, e non è un processo mentale ovviamente, non è che voi ripetete come un mantra computer luce,
3 anni dopo il computer Mac vi è diventato luce primordiale, non è quello il discorso. Però, e questa è la cosa secondo me iperconfortante, stiamo vivendo in questo momento, e siamo totalmente purtroppo ignoranti perché non lo ammettiamo, stiamo già vivendo in un universo meraviglioso, completamente liberato, dove gli unici che non se ne sono accorti, perché probabilmente gli uccelli si sono accorti ancora di più, visto che loro stanno rispondendo alla primavera e noi invece ci stiamo ingolfando per 48 ore di vera primavera, in realtà saremmo già liberati. Punto. Domande? No, dovete reagire, perché così, cioè, ragazzi, cioè, non, che il tantra facciamo, il tantra, lo yoga del sonno. Oh. Scusa. Anche perché tra poco devo andare, allora. Due domande, molto semplici. In Occidente, c'è qualche corrente, diciamo, spirituale esoterica che può, a buon diritto, essere considerata tantrica, diciamo, però in modo diverso da come poi il tantra si è sviluppato in Oriente? E seconda cosa, al di là del tantra, bisogna per forza, se vogliamo, come dire, un insegnamento estremo, affidarci al tantra, o è possibile andare oltre la trasformazione? Cioè, si può scavalcare questa via, questa, penso che... Le domande che richiederebbero probabilmente. No, vabbè. No. Allora, alla prima non so risponderti, nel senso, lo conosco troppo poco l'Occidente e non ho mai avuto la fortuna di leggere tanto, cioè tra ermetismo e quant'altro uno può leggere alchimia, tutto quello che vuoi. Personalmente non ho mai incontrato, quindi non saprei, in Occidente, quindi proprio ipersemplificato. L'unica tradizione dove ritengo ancora esista qualcosa, se esiste qualcosa in questo ambito, ma non stiamo parlando di tantrismo, ma stiamo parlando realmente di un percorso mistico autentico che passa soprattutto anche attraverso un'esperienza del corpo e delle emozioni, è l'esicasmo. E quindi la preghiera del cuore, per quel poco che ancora qualcuno la sa praticare, ha il diritto di praticarla e laddove è efficace. Invece la seconda domanda, come tu sai, i tantra sono, si dice, almeno nel buddismo si dice, c'è il cammino dei sutra, sono la prima ruota del Dharma, quindi girata da Buddha Sakyamuni, e sono i sutra, per cui ti vengono date delle indicazioni e quando ci sono dei problemi tu applichi degli antidoti, che in un qualche modo sono come la medicina, che ti permette quindi di curare quello che devi curare e avanzare. Poi la seconda tornata ovviamente è quella del tantra, che è il cammino della trasformazione, come diceva giustamente Mirko, quindi dove questa energia che apparentemente è impura, tu la trasformi in energia pura. Però è vero che in cima ai tantra sfumano in un'altra tornata di insegnamenti, che sono quelli più riservati ancora tutt'oggi, che sono quelli dello Dzogchen, cioè il cammino della grande perfezione, dove in realtà non si parla neppure più di trasformazione dell'energia o di purificare l'energia. Lo Dzogchen parte dal punto di vista d'osservazione già della realtà ultima, dice, ma cosa vuoi? Cioè una cosa che è già illuminata in sé non la puoi lavare, come dire, lo spazio ti metti a spazzolarlo, è già trasparente. Quindi semplicemente cerca di vivere qualsiasi cosa nella sua trasparenza, tant'è vero che il motto dello Dzogchen è quello sempre: lascia tutto esattamente com'è, cioè non trasformare niente, semplicemente se tu lasci tutto com'è, ci sei tu che ti stai staccando, e più cerchi di pulire, diventa come la massaia nevrotica che è insoddisfatta del marito e sta lì tutto il giorno con la candeggina, poi si fa il buco sulla maglietta, ma ci credo, se stai sempre a mettere la candeggina, stessa cosa. Quindi se semplicemente, invece di stare a lavare, 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 purificare, purificare, ci accontentassimo semplicemente di osservare quello che avviene dentro di noi, riconoscere quello che accade dentro di noi e fuori di noi, ogni esperienza interna e esterna, semplicemente come il mandala naturale della realtà assoluta, non c'è più niente da trasformare. Però ovviamente anche questo, detto a parole, è una cosa, detto a fatti è ben altro. T'ho risposto un po'? Sì, no. In mente diciamo la corrente fedeli d'amore, potrebbe essere la donna, per esempio Beatrice per Dante, comunque la gloriosa donna della mente, dei fedeli d'amore, un po' l'analogo della Shakti
del tantra? Sì. Questo spiegherebbe forse il perché, per esempio, Dante cade come corpo morto cade quando incontra Beatrice, perché diciamo, l'incontro con questa energia lo annienta. No, vabbè, non voglio sì. insistere troppo, però mi piaceva sentire. È che io, guarda, sono diventato purtroppo, poi, ma non mi frega niente di raccontare la mia esperienza, a meno che non sia interessante per voi e illuminante per voi. Quindi io, in tutti questi anni, sapete, io sono stato per vari anni un accademico, un antropologo, eccetera, 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 eccetera. Poi mi interessava a me, non è che ho fatto, che andavo a studiare gli sciamani per diventare professore universitario, mi interessava lo sciamanesimo. Poi avevo a 20 anni l'unica strada, non avendo manco un soldo bucato in tasca, di utilizzare la ricerca e l'università come strumento per andare a vedere quelle cose là. E lo stesso l'interesse per il Tibet, la tradizione Bompo, eccetera, non è certo accademico. Quindi negli ultimi 25 anni, al di là di questa grande stagione che ho avuto, questa stagione un po' di studi e di ricerche che passavano molto per qua, quando mi sono cominciato a interessare in materia viva di tutta sta roba qua, ho dato una sfrondata enorme e quindi mi sono dovuto guardare allo specchio e soprattutto non prendermi in giro, perché appunto le cose sono tanto belle quando uno le legge, sono tanto belle quando uno le vede a una certa distanza, ma diventano tutta un'altra cosa quando uno ci mette i piedi dentro. Per cui anche questa dimensione, ti rispondo Mirko, appunto la femmina come strumento di illuminazione, la femmina come canale verso l'assoluto, la femmina è... Io, francamente, il consiglio che darei io da Martino Ecoletti, uno più sta lontano dalle donne in questa epoca e meglio è, nel senso che, no, ma un attimo, se voi vi leggete che cosa è, adesso Dante, vabbè, i fedeli d'amore ovviamente era tutta... Stiamo parlando di un po' di secoli fa, ok? Ma se voi leggete, ad esempio, o Tantra Loka di Abhinavagupta, ok? Tantra induisti, o vi leggete le iniziazioni di Naropa, che voi pensate appunto ai buddhisti, leggetevi le iniziazioni di Naropa e leggete quali devono essere le caratteristiche di una pupilla, cioè di una ragazza che è destinata a partecipare a un coito mistico con un praticante di yoga tantrico buddista. Cioè è luce solidificata. Stiamo parlando di bambini di 11-12 anni, quando ancora c'è una tale purezza. E voi sapete, tantra, c'è questo scempio di pensare che appunto la gente fa delle orge cosmiche e con quello si illumina, non è niente di quello. Pensate, nel tantrismo appunto non abbiamo noi più i connotati di purezza per poter accedere a una dimensione illuminata in un contatto con una donna. Pensate che nelle fasi che precedono il coito tantrico vero e proprio, nelle prime fasi si possono già avere delle esperienze di illuminazione semplicemente attraverso lo sguardo. Cioè io guardo una ragazza che è destinata appunto al cammino tantrico, già guardarla negli occhi mi apre, o pensate sfiorarla, lo sfioramento della pelle. Per questo vi dico, io francamente, tranne rari casi di cui posso parlare, no, sfiorando una ragazza al giorno d'oggi non ho trovato niente di illuminante, se non appunto mettere i piedi in un abisso di solitudine o di gravi problemi che poi vengono in un qualche modo tappezzati con degli interessi più o meno esoterici, ma stiamo parlando di roba seria, cioè quante volte vi è capitato, e non è un caso appunto, e in questo senso Dante è tantrico, cioè quanti anni aveva Beatrice quando Dante l'ha vista e quanti ne aveva? Cioè se noi lo riportiamo alle cose, era un pedofilo. Dante Alighieri è un pedofilo, perché? Perché si è innamorato in maniera... di una ragazzina di 9 anni, la prima volta che l'ha incontrata, ok? Però non è il problema questo, è che lì la femminilità, appunto, perché se no mi censurate poi quello che ho appena detto, è che la femminilità si trova a uno stato talmente di concentrato di purezza, che è ovvio, cioè c'è una donna adulta, ma c'è una Dakini in una Beatrice di 9 anni, come in una piccola tibetana che è stata tutta una vita preparata a aiutare degli esseri umani a raggiungere l'illuminazione, ma è ovvio che già il tocco è una folgore, non è altro che quello.
Togliendo tutto questo, noi il nostro piccolo tantra lo possiamo fare e praticare attraverso le nostre emozioni, quelle non ce le toglie nessuno. Domande? Vi cerco un pezzo da leggere, che se no, appunto, vi dicevo, non mi piace fare le cose monodirezionali, quindi, prego. Percezione del corpo fisico funzionale, avere una elevazione anche da questa terra rispetto. Allora, se noi abbiamo un corpo fisico, penso c'è un motivo per cui abbiamo un corpo fisico. E penso che questo corpo fisico appunto è un veicolo di incarnazione terrestre. E non possiamo pensare di svignarcela. Cioè di fare il salto, di ritornare da dove siamo venuti, prescindendo da questo corpo fisico. Ho tentato di farlo, ma anche da solo la mia coscienza mi ha riportato giù, come a dire. Ma c'è un motivo, se no non staresti qua. Lo so. Poi, c'è qui anche qui una grande diatriba, no? Appunto, io faccio spesso questo esempio, ma non è stupido secondo me, perché vi dà subito l'idea molto chiaramente. Gli angeli, ok? Le entità angeliche, non gli angeli, vi prego, non questi quattro fregnoni che vengono utilizzati a destra e a manca dicendo che ognuno canalizza, cioè, parlo gli angeli delle gerarchie angeliche di cui parla Dionigi, quindi roba seria, ok? Cioè quelle intelligenze che non hanno un corpo e che ruotano soltanto per conoscenza e amore attorno alla sorgente di tutte le cose, quindi non una roba che anche l'ultima massaia, con tutto il rispetto, canalizza semplicemente perché è inciampata sul marciapiede, no. Ebbene, quelle entità là, sebbene siano elevatissime, al punto tale che se voi conoscete il Corano, la grande caduta degli angeli è avvenuta perché Dio ha domandato agli angeli di venerare l'uomo nel momento in cui Dio ha creato l'uomo, ma gli angeli si sono rifiutati di venerare un essere creato da Dio ma creato col fango, e da lì quindi sono stati puniti e si è avuta la scissione tra gli angeli, sono rimasti fedeli e quelli che sono caduti. Ebbene, anche gli angeli, sebbene abbiano una totale compartecipazione, se volete, con la dimensione ultima dell'essere, non hanno la più pallida idea di quello che stiamo facendo in questo secondo. Fra poco faremo un piccolo esercizio, eccetera. Non sanno appunto cosa vuol dire sbucciarsi un ginocchio. Non sanno cos'è il piacere sessuale, non sanno cos'è la tristezza di essere traditi, non sanno niente e non lo possono sapere per una semplice ragione, che non hanno un corpo. Quindi diciamo, il vantaggio è, in questo noi siamo superiori agli angeli, noi possiamo, raschiando il fondo, tra virgolette, avere una quantità di conoscenza in più rispetto agli angeli, che hanno una conoscenza del divino soltanto intellettuale, si dice, significa è il loro essere che è in contatto col divino. Noi possiamo entrare in contatto col divino anche attraverso il nostro corpo, non solo attraverso la nostra consapevolezza profonda che è dentro il nostro cuore. Ma questo ci fa capire che vale la pena di utilizzare, cercare di mettere dentro sto corpo, dentro il cammino spirituale, se no passi per la tangente. Cioè, uno sciamano ti direbbe bellissimo quello cosa che vivi, ma stai attenta perché c'è il rischio che tu ti perdi l'anima. Cioè, ti fai l'anima, se ne va da una parte, si fa le sue esperienze, gira fuori dal corpo, poi alle volte rientra dentro, ma non sempre, poi torna dentro l'anima. Poi quando l'anima ti rimane fuori perché vuol fare le sue esperienze staccate dal corpo, non è il tuo caso, eh? Nel senso, tu stai parlando di un'espansione di... probabilmente da rimettere un pochino più i piedi ancora dentro il tuo corpo, cosa riattivando la tua sensibilità, lasciando correre un pochino di più l'emozione e facendole anche passare attraverso il corpo. Questa è ecco, la cosa che è la via che appunto della pienezza, dove quello che tu vivi come corpo di sofferenza o memoria di sofferenza l'accetti come tale e non rimangono un fardello come tu penso ancora le stai vivendo, e dove le eventuali gioie vengono vissute per quello che sono, semplicemente delle espressioni di un'esperienza che a livello assoluto è pura energia, quindi quando passano
te le prendi se le vuoi prendere, se vuoi ci sputi sopra, ci fai quello che vuoi, ma non ci stai a entrare appunto in quella dimensione, quella che dicevamo prima, di o attaccarmi o di aver paura. Allora, vi faccio fare, se volete, altre domande, ma volevo leggervi due cose sul Vijana Bhairav e poi facciamo una cosa pratica. Allora, vi leggo alcune strofette, mi dite se vi dice qualcosa. Per colui che mediti e veda come l'universo sia tutto quanto una magia o compartito come in un'opera di pittura o vagante, si invera il sorgere della felicità. Cioè già il prendere la distanza e vedere tutto come un sogno, cosa che lo facciamo da piccolo, adesso abbiamo smesso di farli, già questa è una porta. Riguardo alle emozioni, facendo sì che la mente nell'amore, nell'ira, nella cupidigia, nell'offuscamento, nell'arroganza e nell'invidia resti fissa e immobile, allora quanto rimane è solo quella realtà che ad essa soggiace. Allora rispondo a te, rispondo a tutti e introduco il lavoro che vorrei fare un attimo con voi. Come trasformare il veleno in nettare e come trasformare i demoni in angeli, esattamente come dice quest'ultimo frammento. Avere la capacità, ed è un esercizio comunque lungo, ma si può iniziare e poi diventa affascinante strada facendo, di entrare in contatto con le nostre emozioni. Vedete, qui ha detto, non è detto solo belle cose, ha parlato dell'amore come dell'arroganza, quindi il negativo come il positivo, dimorandoci. Lasciar venire le emozioni, lasciarle là, e vedere se alla fine, perché questa è la vera, diciamo, apertura tantrica, a un certo momento l'emozione perde il nome, noi pensavamo che era odio, quindi è negativo, non ci piaceva, lascia perdere, è energia. Rimani, l'emozione a un certo punto si schiude, e si schiude da dentro, si schiude da sola, non è che lo facciamo noi, e nel momento in cui si schiude libera energia, esattamente come la fissione atomica, quando è che si bombarda, si apre da sola, l'atomo si schiude e libera energia, questa è la stessa cosa, l'emozione si schiude e libera energia, e l'energia che libera non ha più né nome, non ha più né colore, e in quel momento quello che tu pensavi essere appunto un demone si paventa per quello che è un angelo. E il problema principale, perché questo non ci funziona mai nella vita? Perché abbiamo paura. Perché non ci crediamo fino in fondo. E allora, alla fin fine, ci accontentiamo che sia qualcun altro che ce la dice la storia, perché è sempre meglio che ce la dica qualcun altro, questo è l'atteggiamento fideistico che abbiamo, piuttosto che credere che effettivamente è vero ed è esperienza, perché qui non c'è un credo, cioè questo ci potete anche fare la pipì sopra su un testo del genere, che se non è la sacralità è in quanto è valido il messaggio, non è il valido il libro in sé, non, cioè questo ci potete veramente sputarci sopra, non serve a niente, serve se ci aiuta a capire che effettivamente anche questo libro è energia pura, se no, non ci serve assolutamente niente. E quello che ci limita è sempre l'atteggiamento fideistico di non fidarci di noi, e nel momento stesso in cui noi ci avviciniamo a una cosa, questa fottutissima paura. E appena accade qualcosa è talmente bello che mi ci attacco, e lì è la trappola, e qui ci siamo richiusi un'altra volta, ci portiamo il nostro bel pacchetto di esperienza da raccontare agli amici, mi è successa una cosa bellissima, e lì siamo fregati, perché già, come dice appunto San Giovanni della Croce, i demoni più pericolosi sono quelli che si annidano nei momenti in cui noi abbiamo delle visioni che per noi sono delle visioni mistiche, ma se ci attacchiamo a quel genere di visione è lì che Satana, cioè il divisore, ha trovato modo di far breccia seriamente in noi. Sì. Guardare le emozioni, non abbiamo pazienza di guardare queste emozioni, non c'è la pazienza di guardarle, di osservarle in maniera da creare questa chiusura, si può dire, ecco, che è una cosa meravigliosa.
si risolve. Lo so, ma sì, è vero. Immagina che quello che noi viviamo in una giornata, le informazioni che noi viviamo nell'arco di una giornata, poi anche di un'ora, sono paragonabili a ciò che un uomo del 13 d.C. forse in 10 vite avrebbe sperimentato. Tu in un secondo c'hai Trump che ha dichiarato la guerra, l'altro cretino che gli vuole mandare i missili, il marito geloso che ha sgozzato la moglie, più c'hai l'amico da rispondere, e il leak da mettere, il leak che non me l'hai messo e mi metti un leak se non ti metti... Una quantità di informazioni che appunto sono queste che ci distolgono. L'insegnamento rimane sempre quello che del maestro, dell'antico maestro Dogen, il fondatore della scuola Soto, che hanno solo loro, lo praticano da sempre. Siedi e basta. Cioè tu stai seduto e stai seduto. Stai seduto, ma ho visto che stai seduto. E quando stai seduto questa roba ci fa i conti. Perché quando stai seduto, adesso ci lavoriamo un secondo, se no mi fate solo chiacchierare, invece ci divertiamo anche un attimo, è proprio questo, è quando stai seduto che la bella autostrada dentro di noi comincia a apparire e pian piano che però le macchine si rallentano, lì comincia a percepire le emozioni. E la cosa paurosa è che di colpo, e lì, tra virgolette, uno, perdonate proprio il francesismo, si caga sotto, è il fatto che di colpo ti rendi conto che ogni istante è un'esplosione di milioni di... Cioè, c'è una potenza, un istante mostruoso. Se tu semplicemente sei cosciente a livello di sensazioni fisiche di quello che sta accadendo in questa stanza, le luci, da dove vengono le luci, i colori, le gradazioni dei colori delle luci, i suoni, i rumori, sembra che ci sia silenzio, c'è Martino che parla, no, c'è anche lì un ventilatore che cosa. Cioè, siamo talmente immersi già in una esplosione di energia... Che peccato che stiamo incollati a uno schermetto pensando che in 14 centimetri quadrati c'è più vita di quanta invece ce n'è rimanendo con i sensi aperti. Ma ti posso fare solo una cosa? Sì. Lo Zen la chiama Mushin, no? Quel momento in sì. cui la mente riesce a non fissarsi, no? Sì. Praticamente un intervallo tra i nostri vari momenti. Sì, tra i nostri vari pensieri. Questo, appunto... E questa è la tendenza che attraverso un'altra via io sto cercando, no? Di dire, veramente posso dire che l'ho visto forse per sbaglio, infatti per sbaglio, cioè, la mente razionale dice per sbaglio, invece in realtà è quella la realtà, no? Cioè, quando non, la mente non riesce a distrarsi. Nel Tantra questo concetto di Nushin esiste e c'è un momento in cui... Questa cosa sì. Guarda, se vuoi te lo riprendo, cioè già questo ne parla ovviamente, si dice che la natura di Shiva si palesa nel momento in cui un pensiero è terminato e quello successivo non è ancora nato, e appunto Shiva è ciò che fa germinare il pensiero successivo rispetto a quello precedente. Lo Dzogchen dice la stessa cosa, lo stato naturale può essere colto esattamente quando uno riesce prima di tutto ad avere esperienza di questo spazio tra due pensieri e pian piano dimorare all'interno di questo in maniera tale che si espanda e diventi poi la condizione di consapevolezza ordinaria di una persona. Quindi assolutamente c'è, poi dipende dai tantra, dai vari tipi di tantra, com'è che questo viene o sperimentato naturalmente o sviluppato attraverso pratiche, però ci deve essere... appunto l'esperienza seminale, che comunque se non sai che cosa vuol dire non avere pensieri almeno per un microsecondo non li puoi andare a... Scusa, il problema non è avere paura, perché la paura, cioè come le altre emozioni, è un volano di crescita, nel senso che la paura è energia che ti spinge anche verso un'altra, diciamo, rotta di blocco. Discorso anche io, perché forse lo vorrei portare agli altri, l'ho sperimentato, in quel momento mi sono tornata giù. Guarda, te devo mettere due chiodi e te metti i piedi per terra con due chiodi alla Gesù Cristo senza croce e vedrai che non vai più su. Guarda. È una cosa mentale, però il discorso qual è? È che io allora. Le cose non le sento perché sento ma è quello il problema. Guarda, lo vedo. Non è che la mente è il problema. Come diceva anche Ananda Maimà, il discepolo di Ananda Maimà, ho letto delle cose.
però era proprio uno stralcio, mi è molto, molto colpito il discorso di questa dimensione. Era un discorso problematico dove in continuazione per trovare una fissazione scendere giù, ma non è per sperimentare veramente e poi trascendere, c'era il discorso che la mente ragiona in termini problematici, cioè il problema, se c'è il problema mi pongo il problema. Certo. In quel momento che dici tu, di punto zero della mente, è perché non esiste più il problema, non è che io non sono spaventata, non provo amore, non provo... Quelle sono emozioni, è giusto provarle ed entrarci, come dici tu, certo. In quel momento c'è la crescita. Quindi non dobbiamo, tra virgolette, demonizzare la paura, perché anzi, è volano di crescita se uno... No, stiamo parlando di due ordini di cose differenti. No, non sto parlando della stessa, non è la stessa paura di cui stai, cioè io sto dicendo che in noi c'è una paura più o meno consapevole, che è quella che ci limita in ogni azione della nostra vita. Poi tu puoi avere dietro questa paura, ci puoi mettere quello che vuoi, ci puoi mettere ma io ho il diritto di autoconservarmi, oppure una paura perché non posso andare contro quello che mi hanno detto i miei genitori, o un altro dice non posso andare contro. Per esempio la sopravvivenza, hai paura di non sopravvivere, quindi in quel momento si attivano tutti i tuoi recettori e dici... Ovvio. No. Adesso non vorrei entrare in questo argomento perché sennò diventa veramente a loop e poi non vorrei manco monopolizzare tutta l'auditorio rispetto a... Invece, secondo me, la paura, per come io l'ho sperimentata, è molto utile, perché ti fa vedere il parametro da quale parti per poi arrivare a un altro punto di neutralità. All'interno di un parametro analogo, sì. Però stai dentro lo stesso schema. Cioè con una persona come te, adesso ti parlo come io, se tu fossi, sapete, in Francia insegno consapevolezza corporea, quindi fa il lavoro con il corpo, non è un caso che parlo di tanta, ma mi interessa essenzialmente che le persone le sperimenti all'interno della propria epidermide, non qua. Allora, tu hai un tale flusso verbale, con una tale continuità, che ormai sei talmente abituato al tuo flusso verbale, che ascolti tra l'altro il 10% di quello che dici, che stai tutta qua. Quindi per te il primo lavoro è un radicamento di base. Tu il tuo corpo non lo conosci, lo conosci troppo poco, l'hai usato soltanto per delle modalità che ti sono note e continuerai sempre a usarlo secondo quelle modalità. Per cui se tu non ti risenti un pochino che ci stai dentro un corpo, che sei fatta di ciccia, di muscoli, di ossa e di midollo osseo, è difficile che qualcos'altro di nuovo possa accadere in te. Quindi per una persona come te il primo lavoro, visto che è qua tutto per te, è tutto chiaro qua, e fuori di qua per te non è niente più chiaro. Niente, no, io mi amo innanzitutto per quello che mi sono espresso. Esatto, grazie. No, perché comunque contribuisco. Ma ti dico semplicemente che la scoperta del corpo... No, andavo in un'altra parte. No? Ma io mica ti dico le cose, figurati, mica perché per il mio piacere di come si dice, né di annichilirti né di offenderti sarebbe l'ultima delle mie cose, ma semplicemente nel piccolo della mia esperienza, è che se tu ti capitasse una volta di cascare nel tuo corpo interamente, come può capitare di cascare, di sentire il tuo corpo e di sentire il tuo corpo completamente vivo, perché è pieno di vita, il problema è che anche lì la vita parzialmente la sentiamo dentro il nostro corpo, una buona parte di quello che tu hai detto fino adesso svanirebbe da solo, sia come problematica che come vecchie esperienze, eccetera, eccetera. Quindi io dal mio punto di vista ti consiglierei di fare un lavoro di consapevolezza attraverso il corpo, perché già quello ti darebbe un sacco di risposte spontaneamente, naturalmente, in maniera molto semplice. Il corpo, sai, dice sempre la verità. Siamo noi che sappiamo dirci delle bugie. Se tu avessi modo di entrare in contatto col tuo corpo e di ascoltarlo, ti direbbe già un sacco di cose, che te lo fa lui il decalogo e la ricetta, dalla mattina alla sera fammi fare questo e quest'altro. E già da solo, secondo me, il 70% dei tuoi problemi, ma non dico i tuoi perché dice no, se tu ce n'hai il 70%, io di problemi ce n'avrò il 1000% da risolvere ancora, quindi figuriamoci, dico perché siamo tutti nella stessa barca, ovviamente, molte cose già da solo, molti piccoli nodi si scioglierebbero. Altre cose? In questo proposito, Martino, dimmi. Come si sta sviluppando, no? Può anche sì. per
viviamo nel linguaggio, non nella comunicazione, cioè dell'informazione. E non è un caso che nelle tradizioni tantriche, spesso, soprattutto quelle buddiste, si parla della voce come del simbolo dell'energia. Ecco, per esempio in questo caso, siccome appunto uno magari è preso all'interno di questo lupo, per uscire, per cascare nel corpo, potrebbe essere utile come aiuto, non so, l'utilizzo di certe sostanze che sono sempre state utilizzate in un modo sacro, poi oggi vengono utilizzate in un modo, diciamo, ricreativo, non del tutto. Ma potrebbero essere in tutte le tradizioni, anche in quelle occidentali, basta pensare, no, alle iniziazioni attraverso certe bevande. Allora, no, dai, no, no, ma è vero, ma è un problema serio, cioè questi, grazie, perché no, no, ma sono questi i problemi. Allora, il problema, secondo me, è per dire, già Evola a suo modo l'aveva messo bene a fuoco nello scritto La tradizione ermetica, quando lui parlava appunto in alchimia l'uso delle cosiddette acque corrosive, la via umida, la via secca, eccetera, eccetera. Questo genere di esperienze che quindi ci portano a impattare in maniera diretta attraverso l'uso di sostanze, e possono essere tante le sostanze, non pensate sempre alle solite cose, la droga, eccetera, c'è una sostanza fortissima che ci porta immediatamente in uno stato alterato di coscienza, è il dolore, ad esempio, anche quella è una delle droghe più potenti, non c'è solo il piacere, anche il dolore, non è un caso che nelle iniziazioni tribali le visioni si passa, se voi avete visto un uomo chiamato cavallo, vi ricordate, no? Il dolore è ugualmente un'acqua corrosiva, cioè è folgore e mercurio allo stato puro. Il problema è sempre lo stesso, secondo me, Mirko. Quando queste esperienze vengono svolte c'è sempre un enorme lungo periodo di preparazione, che è sempre un periodo di purificazione, in maniera tale che quando tu fai questa esperienza, in realtà si crea una scarica elettrica però all'interno di un vaso, diciamo che siamo noi, che è stato pulito. Il grosso problema è sempre lo stesso. Quanta gente fa esperienze oggi, appunto, l'ayahuasca, cioè andate a pochi chilometri da qui, vi fate il weekend ayahuasca, non è quello il problema. Però sono effettivamente delle esperienze che illuminano, e io penso in alcuni casi sì, però anche il dubbio che però nella maggior parte dei casi semplicemente tu vai a rimestare il tuo astrale. Ciò che in un qualche modo rimane ancora secondo me a disposizione seriamente da fare, ed è lì è veramente è roba seria, ed è praticato appunto nel percorso dello Dzogchen, eccetera, con lunghi periodi di preparazione, è il ritiro al buio. Il ritiro al buio. Nel ritiro al buio effettivamente il tuo astrale lo vedi subito, quello non è le cose, i tuoi fantasmi, i tuoi demoni sono i primi, bussano la porta, entra, si mettono seduti, eccetera, eccetera. Dopodiché, diversamente dalle droghe, perché appunto una droga allucinogena è particolarmente dirompente e però ha una durata limitata. Un ritiro al buio nella tradizione Bompo, nella tradizione tibetana Nyima, Paichia, sono 49 giorni al buio. Dove i primi, bene o male, i primi 15 giorni servono solo a bilanciare i venti interni, i lung. E i primi 15 giorni arriva roba interessante, arriva roba che non sai manco è, amici. Dopo, pian piano, quando hai purificato, ma hai già fatto prima, questo parliamo dell'ultimo, cioè il ritiro al buio viene fatto, è una delle pratiche, le ultime pratiche nello Dzogchen, sono quelle che servono poi a ottenere il corpo d'arcobaleno, quindi stiamo parlando, ma manco, siamo oltre l'alchimia, qui stiamo proprio. Quindi, dopodiché comincia a manifestarsi la natura illuminata, per cui cominciano a venire fuori le forme dei tuoi archetipi illuminati, che poi non sono i tuoi, sono degli archetipi illuminati. Ma anche quelle, il praticante deve stare attento perché ti dicono, dopo un po' di giorni, appaiono delle facce di Buddha, poi vedrai delle figure divine a metà, poi vedrai figure intere, poi avranno paesaggi, poi entri in un mondo divino, ma stai attento perché anche lì, anche se la tua natura è illuminata, ma non sono presenze reali. Se voi leggete, c'è questo libro di Tenzin Wangyel, molto
bello secondo me, I prodigi della mente naturale, non mi ricordo il titolo in italiano, che racconta le sue esperienze del suo ritiro al buio. Lì, secondo me, lì fai esperienza di tutto quello che serve. Ovviamente lo devi fare in un clima di protezione, perché se noi diciamo a un amico: guarda, mi dai da mangiare due volte al giorno, eccetera, immagino dopo 49 giorni diventiamo completamente matti, questo è chiaro. E anche persone, monaci e quant'altro, che lo fanno con tutte le precauzioni, alcune vanno poi al pronto soccorso, perché appunto il lavoro dentro di noi è veramente grosso, e lì dopo un po' nel buio non percepisci più il tuo corpo, non c'è più interno e esterno, c'è solo una dimensione di consapevolezza, ancora dualistica, perché ti senti che ci sei, dopo un po' non sai manco più chi c'è lì dentro e lì cominciano i giochi, come dire. Quindi questo. La realtà virtuale, per esempio, che adesso va tanto di moda, può essere un surrogato, una specie di caricatura di queste esperienze? Secondo me, però, sì, è proprio una caricatura. Perché comunque c'è una consapevolezza che ci sei. La cosa più interessante, ma a questo gioco pochi ci giocano, pensare, come dice giustamente, per me è fantastica, nel film Matrix, quando lui ha le prime esperienze, no? Come si chiama? Neo e? Il Neo? O dici la donna? Il Neo, come si chiama? Morpheus. Quando lo porta, dice, la prima volta dentro struttura, col divanetto, eccetera, dice, questo è struttura, il nostro programma di caricamento, ok? Il problema è che questa è struttura. In questo momento noi stiamo parlando dentro struttura. Però da questa struttura, se non facciamo i giochini di cui parlava Mirko, appunto, di trovare il modo, da questa struttura non ci svegliamo. L'unico modo di svegliarsi è quello di cui stiamo dicendo, di cominciare a capire che in questa struttura tutto ciò che ci siamo noi qui in questo momento, compresa la mia parola e il vostro star seduti, eccetera, è semplicemente un incrocio di energie, ok? Dove ci sono delle varie consapevolezze che pensano che io sto giocando il gioco di un relatore, voi state giocando il gioco di gente che ascolta e è incuriosita, eccetera, eccetera. Questa è la vera realtà virtuale, ed è questo che parlano i tantra. Cioè Shiva non è mica fuori da sta stanza, è qui dentro esattamente in questo momento, ma se noi non partiamo con la consapevolezza di cominciare a lavorare su questa struttura, su questo campo virtuale, che gusto dà il resto? Poi certo, ogni scatolina giochi come le matriosche. Poi certo, in questo virtuale c'è un altro virtuale che può essere il videogioco, nel videogioco un altro. Ma questo è il gioco dell'infinito, si sa che funziona così. In questo proposito, scusa se insisto, per me Matrix è un film particolarmente caro. Quando Neo si risveglia dopo che ha preso la pillola rossa, che ha scoperto qual è la condizione reale, eccetera, della realtà, quando poi rientra in Matrix, Morfeo si dice attento però, perché? Non perché sei in Matrix, non ci sono. Perché se muori in Matrix, cioè, muori anche di qua. Quindi il pericolo della realtà virtuale, che invece oggi ci attrae molto, è che poi invece noi, anziché prendere sul serio questa realtà, sì, pensiamo che sia un cartone animato. E quindi ecco la confusione. Tipo Trump che manda lì i missili, quelli che insomma diventa un videogioco, ma invece la realtà non è un videogioco. C'è anche ma che c'ha. Ma adesso non è il tema di oggi, poi, però questo ovviamente mi affascina e mi tira, perché il tantra funziona perché è bello sto mondo qua, che è bello scoppiatello, quindi per questo l'energia. Cioè, non stiamo parlando appunto delle epoche vediche in cui appunto il buon padre di famiglia poi abbandonava la famiglia a 49 anni e si ritirava in foresta a fare il sannyasin. Qui ragazzi il sannyasin uno dovrebbe entrarci all'età di 9 anni, no? di 49, quindi di roba ce n'è tanta. Il grave problema è quello di in un qualche modo portarci a una dimensione dove realmente noi stiamo sperimentando tutto come se fosse virtuale, al punto tale siamo talmente figli di mignotta da non pensare che in questo momento c'è già della gente bruciata dai gas a pochi chilometri da noi, e sembra così una cosa, è fantapolitica, ridiamo, guarda adesso Macron ha mandato giù i missili, adesso l'Inghilterra, il problema è ci fanno credere che è un gioco, noi ci crediamo che è un gioco, ma giustamente come dice Mirko, però quelli che ci facciamo male siamo noi,
che effettivamente poi quando succedono i casini, non ti preoccupare, non stiamo certamente noi dalla parte dei bottoni né dalla parte di chi sta decidendo tutto questo e ce lo vuole far passare esattamente come se fosse cool, perché alla fine è cool, nel senso è tutto abbastanza simpatico, visto che comunque è più o meno sotto controllo, cioè cosa vediamo, a parte quei quattro neri in bicicletta in Umbria, ma che cosa vediamo noi alla fine dell'immigrazione o del dramma di un profugo, o quello che ci dicono cosa, le associazioni che di tutto... Bene, allora avete domande eccetera, vogliamo fare una piccola cosa? Che ore sono? È lunga, oh, ma vogliamo chiudere qua, se no? No, dai, facciamo una cosetta. No, che pratica, pratica tanto per divertirci. Allora, ma tutti i sensi sono porte e perfino tutte le esperienze, paradossalmente anche il dolore, se viene vissuto con consapevolezza e riesce a permanere nella esperienza del dolore fisico, anche quello a un certo punto si schiude e quello che mostra è il volto di Bharava, quindi di Shiva nel suo aspetto di energia dinamica. Allora, io avrei finito.